Il ruolo che la comunicazione può avere nel contrasto alle dinamiche di violenza di genere è un ruolo di responsabilità, di consapevolezza e di presa di coscienza, proprio perché attraverso la comunicazione possiamo dare dei modelli di referenza diversi, che siano più rispettosi, che siano più valoriali, che siano più determinanti per la persona, di modo da abbattere quelli che sono i rischi di disuguaglianza. E questo è dato proprio dall'uso della comunicazione, che deve diventare quanto più possibile una comunicazione sociale, portando la discriminazione di genere all'attenzione di chi scrive, proprio per abituare chi fa informazione, chi utilizza i media, chi fa comunicazione, a creare proprio una comunicazione che sia priva di pregiudizio. Molte volte scriviamo, pensiamo proprio sulla base dei modelli culturali di riferimento che abbiamo, quindi serve tanto allenamento per cambiare questi modelli di referenza culturale e per imparare a scrivere, a comunicare, a parlare, cercando di fare in modo che la differenza di genere diventi non più discriminante, ma che sia invece motivo di rispetto per tutte le persone che si possono riconoscere nei generi classici, maschile o femminile, o che magari hanno desiderio e necessità di riconoscersi in altri. Il Festival del Giornalismo è importante perché è occasione di confronto, di dialogo, di dibattito, quindi ogni volta che le persone si possono incontrare per fare questo è importante farlo, perché ogni volta si generano connessioni, si generano momenti di riflessione, e anche i temi complessi che il Festival del Giornalismo qui a Verona porta all'attenzione, quest'anno si parla di insostenibilità rispetto a tanti punti di vista, sono un'occasione per permettere alle persone di farsi delle domande, di cercare delle risposte, di ammontare consapevolezza e anche conoscenza. Quindi ogni occasione come questa è buona e deve essere sostenuta.